Siamo alla seconda pausa di Lugano Zugo con Doriano Baserga dell'Eco dello Sport. Chiediamo se sei d'accordo con me che è stata forse una delle più belle partite finora giocate d'occhio con Lugano. Io direi quest'anno sì, una delle più belle, e poi una, ho visto una squadra molto compatta e che gioca di squadra, quindi tutti per uno. E lo Zugo è una squadra forte, ha recuperato anche diversi giocatori, quindi sono molto soddisfatto del risultato e del gioco che stanno esprimendo. E tra l'altro grande Fatton, sta giocando molto bene, legge molto la partita e prende dei dischi importanti. È importante in questo momento vedere che le linee ormai sono sempre quelle e finalmente dopo qualche stagione abbiamo cominciato a trovare gli stranieri giusti. Beh, Arcobello non si discute, lo vediamo, ha partito male in stagione, poi pian piano ha ripreso in mano la squadra e da gennaio sta facendo l'Arcobello che, ti ricordi, vedevamo a Berna dove era decisivo per ogni partita. Josef è una sorpresa, Josef è un giocatore che viene dalla Serie B, giocava a Visp, è stato un azzardo che Lugano ha vinto grazie a Domenichelli che ha avuto fiuto e ha creduto in questo giocatore. A me piace moltissimo e sono molto soddisfatto che abbia rinnovato un ulteriore anno. Böcker a me piace, anzi ho comprato anche la maglia di Böcker, per me è un grande, è uno che ha una classe immensa. In questo momento nel gioco di McSorley lui fa un grande gioco difensivo e automaticamente forse non riesce a concretizzare le possibili occasioni che ha da gol. Si è dimenticato di Carr. Beh, Carr è unico, contento che abbia firmato 3 anni, il numero 7 per Lugano, è uno che si vede che gioca, è abituato a giocare in NHL e quando c'è lui in pista la squadra cambia, chiaro, cambia. Eravamo io e te degli stimatori di Pelletier, inutile negarlo, però all'inizio stagione forse pensavamo che fosse più difficile fare il gioco di McSorley, però pian pianino ci ha creduto anche quando la squadra non andava bene e lui ha detto quando rientreranno i veri giocatori tipo Loeffler, Carr e soprattutto il portiere, Lugano ha cambiato molto. Sì, allora innanzitutto Pelletier aveva fatto molto bene a Lugano, è inutile negarlo, ed era stato molto intelligente di fare un gioco per i giocatori che aveva in quel momento, che ricordiamo che Lugano era ultimo in classifica e l'aveva riportato molto bene l'anno prima e poi l'anno dopo, comunque è arrivato secondo in regular season, poi è chiaro e con Rapperswil è andata come è andata. McSorley quest'anno con il suo gioco ha cercato di cambiare i giocatori per il suo gioco, ce n'erano altri che avevano già un contratto a Lugano che hanno dovuto abituarsi al suo gioco e questo forse ha rallentato il momento di produzione dello stesso e della competitività della squadra. Dopo mesi vediamo che è Lugano che vuole McSorley e visto gli acquisti che Domenichelli sta già impostando per la prossima stagione direi che l'anno prossimo vedremo il vero Lugano di McSorley. A proposito di acquisti, a mio avviso Domenichelli è un grande acquisto, si mostra veramente tempestivo nel prendere i giocatori a livello di portieri, di stranieri, ha deciso quest'anno che non servono i difensori stranieri, servono solo gli attaccanti e probabilmente finora ha ragione lui. Direi di sì, ha ragione lui e McSorley perché so che parlano molto, i due si intendono e a scapito di chi diceva che non sarebbero andati d'accordo invece vanno d'amore d'accordo e insieme stanno facendo un grande lavoro. Sì, Domenichelli è un'aggiunta in più di potenziale per il Lugano perché conosce il mercato internazionale, conosce il mercato svizzero, quindi sa trattare bene anche quando si tratta di portare a casa un giocatore, lo abbiamo visto, ne ha già portati a casa diversi e diciamo che secondo me la perla che è riuscito a concretizzare è stata l'offerta di trattenere un Carr che voleva mezza Svizzera e mezza Europa, quindi riuscire a convincere Carr a rimanere a Lugano è stata una cosa fondamentale. E poi bene o male ha un fiuto nell'affare, magari paga poco il giocatore e poi rende, e qui mi riferisco a diversi elementi che lui ha portato, Schlegger per primo, il Berna non lo voleva più, non si trovava, con 2 soldi ha portato uno Schlegger che secondo me è uno dei 3 portieri più forti in Svizzera. L'ultima cosa, se c'è una cosa che proprio manca quest'anno all'Hockey Club Lugano
è il pubblico. Purtroppo sì, li stavo leggendo nella domanda, delusissimo stasera. Io ho fatto un pezzo per l'Eco dello Sport, tutti alla Ressega, Corner Arena, io ricordo sempre la vecchia maestosa Ressica, comunque giustamente tu sei rimasto ancora i tipi di Andy Tone. Bravo Andy Tone, che stasera mi ha fatto venire la pelle d'oca sulla pelle quando tu raccontavi i titoli. Ricordiamo alla mittente che trasmettevi te e Mara, certo, quando io raccontavo su Radio Campione International i titoli del Lugano con le radiocronache mitiche, mi ricordo, e la mia voce era molto, quando salivo di intensità quando prendevo il disco Tone, perché era quasi sempre gol, e difatti ancora dopo 30 anni è il miglior marcatore in assoluto di tutti i tempi dello Club Lugano, e scusate se questo è poco. Quindi il fiato che risparmi per le radiocronache lo usi per andare a San Siro a vedere l'Inter. Sì, la mia mitica Inter con il mio amicone Bobo. Quest'anno su Lugano Hockey, nel cuore. Su Lugano Hockey del prossimo numero ci sarà un numero particolare di cui racconteranno dei 70 anni, di cui 50 alla Ressega e la Corner Arena di Baratelli Francesco. Lui Baratelli Francesco è un mito, oltre che essere mio fratellone, mio grande.